piccolo riassunto. Eravamo partiti dall'esigenza di fare la conoscenza con la Galleria Mimio. Con la Galleria Mimio perché? Perché di fatto si tratta di una sorta di utile archivio che troviamo già popolato di contenuti. Quindi quando noi installiamo il software Mimio Studio sul nostro PC, la galleria è già bella ricca di contenuti. Come si navigano i contenuti? Si utilizza la struttura di cartelle e sottocartelle che trovo nella parte alta della galleria stessa. Apro le cartelle, vedo che cosa si trova all'interno. Una volta che ho selezionato una cartella, poi posso andare a navigare nella parte bassa della galleria, che è suddivisa per immagini, modelli, contenuti multimediali, lezioni e così via. A seconda di quello che si trova dentro alla galleria, troverò contenuti diversi organizzati in maniera differente. Per inserire i contenuti all'interno della mia lezione, non faccio altro che selezionarli e trascinarli all'interno della pagina, oppure ancora faccio un doppio clic sulla miniatura dell'oggetto che mi interessa, ed ecco che questo viene inserito all'interno della pagina stessa. Le annotazioni schermata, eravamo rimasti in sospeso nella lezione della settimana scorsa, vengono salvate proprio all'interno della galleria Mimio. Quindi nella cartella annotazioni schermata, noi coerentemente troviamo le annotazioni schermata ordinate per data e per ora. Prendiamo l'annotazione schermata del 7 dicembre scorso, la trasciniamo all'interno del nostro spazio di lavoro e notiamo, passando alla modalità a tutto schermo, così lo vediamo meglio, notiamo che tutti gli elementi, come ad esempio il video, che erano attivi il 7 dicembre, quando abbiamo cessato di lavorare all'interno dell'annotazione schermata, sono ancora attivi adesso, quindi sono ancora editabili e possiamo modificarli, proprio come se noi avessimo appena interrotto la nostra lezione. È uno strumento questo molto utile perché se pensate al fatto di magari stare facendo una lezione, suona la campanella, gli studenti se ne vanno via, beh, l'annotazione schermata mi permette di riprendere esattamente il filo della mia lezione il giorno successivo oppure anche la settimana dopo. Notiamo una cosa di non piccola importanza, ossia che dato che il computer della LIM solitamente è un computer condiviso, tutte le annotazioni schermata che vengono effettuate dai colleghi andranno salvate all'interno di questa cartella annotazione schermata, con il risultato che ben presto questa cartella si riempirà di materiale. Un consiglio che vi do è quello di lavorare affinché questa cartella sia il più ordinata possibile, no? È uno spazio virtuale che condividiamo con altre persone. Quindi, essenzialmente si tratta di periodicamente andare a selezionare le annotazioni schermata che abbiamo fatto noi e che non ci servono più, selezionarle e poi andare sul pulsante con la X che trovo in alto ed eliminarle. Le annotazioni schermata invece che ci interessano le possiamo tranquillamente conservare spostandole in un'altra cartella. Prima di farlo può essere una buona idea fare un clic col destro, andare sulla voce proprietà e rinominare l'annotazione schermata. Oltre al nome dell'annotazione schermata, possiamo anche inserire delle parole chiave, no? Quindi stavamo parlando di Dante, commedia, letteratura. Posso inserire tutte le parole chiave che desidero. Poi vado su OK. Vedete che già il nome dell'annotazione schermata è cambiato, non è più la data e ora. Come faccio a creare una cartella personalizzata, che sia soltanto mia? Visto che il computer è condiviso, creo all'interno della galleria condivisa una cartella nella quale vado a salvare, gli oggetti, le lezioni, i materiali che mi servono. Mi porto sulla cartella principale, quindi vado sulla cartella galleria, e poi vado sulla prima icona che trovo in testa alla galleria Mimio, che mi permette di creare una nuova cartella. La chiamo con il mio nome. All'interno di questa cartella, poi, se lo desidero, posso anche creare delle sottocartelle. Quindi seleziono la cartella Paolo Tedeschi,
Premo di nuovo il pulsante per creare una nuova cartella. Creo un'altra cartella che chiamo letteratura, anche in questo caso posso inserire delle parole chiave. E do ok, vedete che ho creato una cartella con la sua sottocartella. A questo punto ritorno alla mia annotazione schermata, seleziono un'annotazione schermata oppure anche un gruppo di annotazioni schermata, basta toccare e trascinare per selezionare contemporaneamente più elementi e poi faccio un drag and drop. Quindi trascino fisicamente la mia annotazione schermata all'interno della cartella Paolo Tedeschi. A questo punto l'annotazione schermata originaria, che è stata copiata, la posso anche eliminare, perché la ritroverò all'interno della mia cartella. Vedete? Inoltre, avendo associato delle parole chiave sia alla cartella che all'annotazione schermata che si trova al suo interno, posso usare la funzione cerca. Se nella funzione cerca vado a scrivere letteratura, vedete che automaticamente vengono estratte le cartelle e gli elementi che hanno quella parola chiave all'interno dei loro tag, quindi all'interno delle loro caratteristiche che vanno a connotare. Cos'altro posso fare con la cartella? Beh, intanto posso lavorare con la cartella andando a inserire dei contenuti che ho creato io, oppure che mi possono risultare utili. Altra cosa ancora, posso usare le risorse che si trovano nella cartella della galleria per creare degli sfondi di pagina. Ieri abbiamo visto che facendo un clic col pulsante destro su una pagina bianca, andando sulla voce sfondo, posso personalizzare lo sfondo delle pagine della mia lezione. Dal momento che la galleria è già abbastanza ricca di contenuti, di schemi grafici, che poi posso andare anche a arricchire io stesso con elementi di mia creazione, beh, come faccio a inserire questi elementi all'interno del pannello sfondo pagina? È semplicissimo, cioè prendo l'oggetto dalla galleria e eseguo il classico drag and drop, quindi lo trascino all'interno della miniatura di pagina che troviamo nel pannello di sfondo. Vado a selezionare il tipo di proporzione che voglio dare all'immagine, poi definisco se applicarla alla pagina corrente o a tutte le nuove pagine, vado su OK ed ecco che l'immagine che io ho preso dalla galleria è diventata uno sfondo di pagina. Se volessi utilizzare delle mie immagini personali come sfondo di pagina, naturalmente potrei caricarle sempre all'interno della galleria. Faccio vedere come si fa. È importante tenere aperte allo stesso tempo la galleria e la cartella o il desktop nel quale si trovano gli elementi che voglio inserire nella galleria. Andiamo a scegliere i contenuti che ci interessano. Ad esempio, qua abbiamo un'immagine, vedete? Prendo l'immagine, la trascino nella parte grigia che si trova nella parte bassa della galleria. Gli do inserisci ed ecco, vedete che l'immagine che io ho trasportato dalla cartella all'interno della galleria è stata correttamente inserita nella galleria stessa. A questo punto, con un clic col destro, vedete che posso anche eliminare e spostare nel cestino l'oggetto che non mi interessa più, perché questo è stato comunque copiato all'interno della galleria. Il fatto di aver eliminato il file originario non fa scomparire l'immagine salvata nella galleria. Gli oggetti vengono fisicamente copiati all'interno della galleria mini. Altro aspetto che potrebbe essere interessante è la possibilità di registrare le mie lezioni, quindi registrare le lezioni per creare dei file multimediali che includano il video e l'audio di tutto ciò che si svolge sulla mia lavagna interattiva e davanti alla classe. Per fare questo, dalla barra degli strumenti vado sul menu delle applicazioni, quello quale si può trarre la tendina e il riflettore che abbiamo già visto. Un po' più in basso trovo la voce registratore. Ecco, il registratore è uno strumento, a mio giudizio, veramente prezioso, non per registrare l'intera lezione, però almeno per registrare magari delle parti di lezioni che poi possiamo riutilizzare in seguito.
registratore funziona in maniera veramente molto semplice. I classici tre pulsanti, quindi il bottone rosso per registrare, il bottone quadrato per bloccare la registrazione e triangolo per far partire immediatamente la riproduzione del file registrato. Una particolarità è che però se andiamo a cliccare sul triangolo che si trova a fianco del pulsante di registrazione, dal sottomenu possiamo scegliere se registrare tutta la schermata, quindi tutto ciò che si svolge sulla LIM, una finestra specifica, se stiamo lavorando contemporaneamente con più finestre aperte, oppure registrare un'area definita della nostra lavagna interattiva. Questa è la voce che secondo me è più interessante, vi faccio vedere come funziona. Vado sulla voce registrare. Lo schermo risulta offuscato, punto, trascino, vado a definire l'area che voglio registrare. Nel momento in cui io rilascio la pressione, ecco che compare una cornice verde. Bene, tutto ciò che avverrà all'interno di questa cornice verde verrà registrato dal registratore LIM. Quello che è fuori invece verrà escluso dalla registrazione. E intanto che stiamo procedendo con la nostra registrazione, vi faccio vedere un altro strumento che potrebbe essere interessante. Uno strumento che si chiama ritaglio. Facciamo un esempio. Abbiamo una serie di immagini visualizzate sul browser, giusto un esempio così volante. Visualizziamo l'immagine di Dante Alighieri. Se volessimo catturare questa immagine e portarla all'interno della nostra lezione, come facciamo? Ci sono diversi sistemi. Primo potrebbe essere fare un clic col destro sull'immagine e andare poi sulla voce salva con nome e portarcela direttamente sul computer. Altro sistema potrebbe essere clic col destro, copia e la incolliamo all'interno del blocco note minime. Ma un sistema forse ancora più rapido è basato sull'uso della barra degli strumenti. Dalla barra degli strumenti io vado sul pulsante che ho già utilizzato in passato per inserire dei file in annotazione schermata o nel blocco note minio, però il sottomenu ha due voci. Finora ho usato solo la voce inserisci file. Adesso vado invece sulla voce ritaglio schermata. Il ritaglio schermata mi permette di puntare, trascinare, andare a definire l'area che voglio copiare. Nel momento in cui rilascio, l'oggetto che ho ricopiato, vedete che viene immediatamente incollato all'interno del blocco note minime. Ma non è tutto. Non è tutto perché se io attivo nuovamente lo strumento di ritaglio, notate che nella parte alta dello schermo è comparsa una sorta di linguetta che mi dà tre opzioni. Quella iniziale è un ritaglio rettangolare, però posso anche effettuare un ritaglio circolare, oppure un ritaglio di forma libera. Questo è particolarmente intelligente per ritagliare delle immagini, per scontornarle. Vediamo come si fa. Punto, trascino. Adesso sto disegnando con le dita il profilo del poeta. Quindi tutto ciò che è all'interno del mio ritaglio verrà conservato. Ok, eccolo qua. Adesso ho ritagliato l'immagine di Dante. Si vede ancora più precisamente il lavoro fatto con lo strumento di ritaglio se andiamo ad unirlo ad uno sfondo. Prendiamo per esempio uno sfondo coerentemente di Firenze, un'immagine. Una volta che ho trovato la mia immagine, vi faccio vedere l'altra possibilità di salvataggio. Clic col destro, copia immagine. Ritorno sul blocco note, clic col destro, incolla. Notate che l'immagine viene messa sopra al profilo di Dante, ma abbiamo già imparato che se faccio un clic col destro su un oggetto, andando sulla voce ordine, posso spostarlo anche sullo sfondo. Ingrandiamo la nostra immagine a piacimento. Ok, abbiamo creato una nuova immagine fatta, per così dire, come una specie di collage. La pagina che abbiamo creato poi può essere a sua volta salvata all'interno della galleria Mimio, perché se noi apriamo la nostra galleria e trasciniamo all'interno della cartella che ci interessa la miniatura della pagina, in questo modo, questa pagina viene salvata come modello. Lo vedete? È comparsa una nuova categoria modelli all'interno della quale troviamo la pagina stessa. Se anziché
prendere la pagina, invece avessi preso soltanto l'immagine di Dante, la trascino nell'area grigia e vedete che fra le varie immagini dovrebbe comparire anche il profilo di Dante che io sono andato a ritagliare con il ritaglio schermata. In maniera un po' antipatica non lo sta facendo, però è una funzione che abitualmente funziona. Quindi vi invito magari a provarla direttamente sui vostri PC. Cioè, qualsiasi oggetto che si trova all'interno del blocco Natemimio con un drag and drop può essere salvato dentro alla galleria Mimio. Chiudiamo la nostra registrazione. Come si fa a chiudere la registrazione? Beh, ritorno sulla barra delle applicazioni, vado sulla voce del registratore, poi vado a cliccare sul pulsante quadrato di stop. Quindi fermo la registrazione a questo punto. Magari ci vuole un istante perché ecco che il software sta mettendo in memoria la registrazione. Andiamo sul desktop, così è più chiaro quello che sto facendo. Se lo desidero, posso andare sul pulsante verde di play e riprodurre immediatamente il file multimediale, oppure, ancora meglio, vado sulla voce file e vado a salvare in formato AVI la mia registrazione. La chiamiamo esempio. Come formato è disponibile soltanto il formato AVI, quindi se avete la necessità magari di comprimere il video, potete utilizzare uno dei tanti software o servizi online gratuiti che ci sono per comprimere i video e salvarli in altri formati, tipo MP4. Salviamo il nostro file. Possiamo anche chiudere il registratore. Ecco, vedete che abbiamo salvato la nostra registrazione sotto forma di file video, che adesso possiamo andare ad aprire con un qualsiasi player se presente nel nostro computer. Andiamo proprio col classico Windows Media Player. Ecco, vedete che tutto ciò che è successo sulla nostra lavagna interattiva all'interno della cornice è stato fedelmente registrato, ivi inclusa la mia voce che spiegava le varie operazioni. Potrebbe anche essere una buona idea incorporare il video all'interno della mia lezione. Così da una parte abbiamo il risultato finale, quindi il ritaglio del profilo di Dante con Firenze sullo sfondo. Nella pagina successiva inseriamo la nostra registrazione. Così gli studenti che riceveranno il file della nostra lezione avranno anche la visualizzazione, per così dire, processuale dei vari passaggi che hanno portato al risultato che troviamo a pagina 14. Nella barra degli strumenti vado su Inserisci file, seleziono il video, apri. Il blocco Notemimio Studio funziona un po' da compressore perché i file AVI sono molto pesanti. Il blocco Notemimio li comprime, quindi alleggerisce un po' il peso complessivo della mia lezione. Vado ad ingrandire il video. Ecco, quindi secondo me è uno strumento da sfruttare quello del registratore quando andiamo a comporre le nostre lezioni, proprio perché ci permette di creare autonomamente dei momenti multimediali, ma dei momenti soprattutto processuali che rimangono, vengono salvati. Qui la nostra lezione può avere due facce. Una faccia più tradizionale, salviamo la nostra lezione sotto forma di sceneggiatura multipagina, no? Una dispensa per quanto elettronica. Però possiamo anche inserire all'interno di questa dispensa una parte che mostri l'aspetto processuale che abbiamo illustrato ai nostri studenti. Quindi posso anche aiutarli a comprendere il metodo che ha portato a determinati risultati che poi sono visualizzati sulle pagine fisse. Un altro aspetto, non di secondaria importanza, legato a un utilizzo un po' più, diciamo, avanzato del blocco Notemimio, soprattutto un utilizzo che parte dall'uso che se ne può fare a casa. Mimio Studio lo potete anche scaricare da internet ed utilizzare nella sua versione domestica. Adesso vi faccio vedere anche da dove potete scaricare il software. Andate sempre sul sito Mimio Classroom, andate sulla voce Mimio Studio.
Poi se scorrete verso il basso la pagina, trovate i link per scaricare Mimio Studio per Windows, Macintosh oppure due sistemi Windows, Ubuntu e Fedora. Vi lascio il link, come ho fatto prima, attraverso la finestra di chat. Ecco, Mimio Studio, vi dicevo, può essere utilizzato anche a casa. La versione, diciamo così, completa che si può avere in classe ha diverse funzioni legate proprio all'utilizzo dinamico, della lavagna interattiva, quindi funzioni come il riconoscimento della scrittura, delle forme geometriche, l'annotazione schermata e così via. Ecco, una serie di strumenti proprio legati all'uso pratico della LIM non sono presenti nella versione gratuita che si può scaricare ed usare a casa. Però tutti gli strumenti che mi servono a creare una lezione, modificarla, salvarla, distribuirla e soprattutto poi archiviarla per utilizzarla più volte in classe, sono presenti anche nella versione cosiddetta home, quindi nella versione un po' più leggera di Mimio Studio. Soprattutto è presente la possibilità di creare dei link ipertestuali che mi danno la possibilità di strutturare la mia lezione come un ipertesto. Quindi io posso creare degli oggetti all'interno delle mie pagine, cliccando sui quali io possa effettuare delle azioni. Vi faccio un esempio. Immaginiamo di volere saltare dalla nostra lezione fatta col blocco Note Mimio ad una pagina web. Senza usare link ipertestuali potrebbe diventare un po' lungo il discorso, perché beh, devo uscire dal blocco note, aprire il browser, andare a digitare l'indirizzo della pagina. Magari non è un indirizzo breve e semplice, è un indirizzo abbastanza lungo ed articolato. In questo caso potrei perdere un bel po' di tempo. Faccio proprio un esempio basato su di una risorsa molto utilizzata dagli insegnanti, cioè YouTube. E nello specifico i link ai filmati, i link ai filmati sono decisamente lunghi e composti da stringhe alfanumeriche che delle volte è impossibile decifrare, no? Quindi andiamo ad utilizzare invece la funzione dei link ipertestuali. Identifichiamo la pagina del video che ci interessa. Andiamo a selezionare l'indirizzo di questa pagina, poi un bel clic col destro, copia, ci permette di mettere in memoria questo indirizzo. Già che ci troviamo sulla pagina di YouTube, facciamo un bel ritaglio schermata e prendiamo anche l'iconcina di YouTube stesso e andiamo a riportare all'interno del nostro blocco note. Cosa voglio fare adesso? Voglio fare in modo che, una volta arrivato su questa pagina, cliccando sull'icona di YouTube, mi venga lanciata la pagina web nella quale si trova il video che mi interessa. Come faccio? Clicco col pulsante destro sull'icona. Dal menu contestuale vado sulla voce Collegamento ipertestuale, che trovo in basso. I primi due menu, Azione e Funzione, non vado a toccarli perché fanno esattamente quello che mi serve. Azione, clic sull'oggetto, funziona via Collegamento ipertestuale. Nella parte centrale del pannello ho la possibilità di collegare l'oggetto ad un file o pagina web esistente, è esattamente quello che mi serve, quindi vado a fare un clic col destro e incolla nella voce indirizzo. Poi vado su OK. Vedete che l'oggetto è diventato attivo, ossia compare un bordo blu, esattamente come l'animazione in Flash che abbiamo visto prima. Per verificare il funzionamento del nuovo link, del nostro link, vado proprio a chiudere il browser, così facciamo una prova partendo da zero. Se lo desidero, faccio un clic col destro sull'oggetto, blocca e vado a bloccare l'oggetto stesso. Se ora clicco sull'icona, notate che viene automaticamente lanciato il browser che va a puntare direttamente sulla pagina che avevo specificato. Cosa che mi permette di evitare un sacco di perdite di tempo che, come sapete, fanno scendere drammaticamente il livello di attenzione degli studenti. In questo modo, invece, non perdo tempo. Clicco su un pulsante che ho creato io e salto direttamente alla pagina web che mi interessa. Altra possibilità. Potrei voler creare un link ipertestuale ad una risorsa che invece si trova nel mio computer.
Qualsiasi tipo di file o di applicazione può essere richiamata utilizzando proprio la funzione dei collegamenti ipertestuali. Andiamo per esempio a vedere cosa si trova fra le risorse del mio computer. Perfetto, ho identificato un video che fa al caso mio. Creiamo l'oggetto da porre all'interno della pagina cliccando sul quale io farò partire il video. Vado di nuovo sulla funzione di ritaglio schermata, punto, trascino, ecco, mi sono creato un pulsante in pochi istanti. Clic col pulsante destro sull'oggetto, collegamento ipertestuale. In questo caso vado non ad inserire un indirizzo, ma vado sul pulsante sfoglia, che mi permette di sfogliare le risorse del mio computer. Andiamo a identificare il video che mi interessa. Lo seleziono, apri, ok. Anche questo oggetto è diventato attivo. Ovviamente lo possiamo selezionare e con un clic del pulsante destro andare a bloccare. Avete visto che cliccando sopra all'icona del video faccio automaticamente partire il video non all'interno del blocco note minime, ma con il player preposto ad aprire questo tipo di file. È uno strumento interessante per lavorare eventualmente con delle applicazioni che non siano direttamente supportate da Mimio Studio. Magari è un tipo di video che non posso inserire all'interno del blocco note minime perché non ho i codec sul mio computer. Poco male, lo faccio aprire con un player che mi permetta di riprodurlo anche fuori dal blocco note minime. Oppure voglio aprire un file di Excel, voglio aprire un file di AutoCAD o di Photoshop o di qualsiasi tipo di file di estensione che non sia direttamente supportato dal blocco note minime. Non è un problema. Creo un oggetto nelle mie pagine che mi permetta di aprire con l'applicazione specifica quel determinato contenuto. Altro esempio ancora, possiamo creare dei collegamenti ipertestuali alle pagine che si trovano all'interno della nostra lezione stessa, quindi potremmo anche volendo creare una sorta di barra di navigazione nella nostra lezione che ci permetta di andare da una pagina all'altra e di creare anche dei contenuti, per così dire, intrecciati gli uni con gli altri. Come facciamo a permettere al software di saltare ad una pagina specificata? Il sistema è molto semplice, sicuramente l'avrete già immaginato. Prima cosa da fare, anche in questo caso, è creare l'oggetto che servirà come innesco dell'azione. Uso anche in questo caso il rettaglio schermata. Anzi no, non uso il rettaglio schermata perché in questo momento non trovo degli oggetti idonei, ma creo una figura geometrica. Ok, creiamo un cerchio e magari creiamo anche una casella di testo. Ok, scriviamo su, vai alla pagina 1, in modo tale che il nostro link ci faccia direttamente saltare alla prima pagina del documento. Praticamente sto creando un pulsante. Volendo posso anche raggruppare gli oggetti in modo tale da farli muovere sempre insieme. Seleziono gli oggetti che voglio raggruppare, clic col pulsante destro, raggruppamento dal menu contestuale e vado a dirgli raggruppa. Andiamo a dare una proprietà al nostro pulsante. Clic col pulsante destro. Collegamento ipertestuale. In questo caso non collegherò il pulsante né ad un file né ad una pagina web, ma ad un'altra pagina del documento. E vado ad aprire il sottomenu. Quindi, se io tocco questa riga dove trovo scritto file o pagina web esistente, vedete che si apre l'elenco di tutte le pagine presenti nella mia lezione. E vado a dirgli: punta alla pagina 1. Ok? Anche questo oggetto è diventato attivo, vado a bloccarlo
Notate che adesso quando io vado a toccare il pulsante fai la pagina 1, vengo immediatamente inviato alla pagina 1 della mia lezione. Naturalmente poi posso anche fare il passaggio inverso e posso anche creare una specie di indice nella prima pagina della mia lezione con tanti link ipertestuali che rimandino alle varie sezioni della lezione stessa. E all'interno di ogni pagina magari metto un pulsantino che mi permette di tornare all'indice. Così non ho bisogno di andare a saltare avanti e indietro tra le miniature di pagina, ma posso usare un sistema di navigazione interno creato proprio da me, che quindi può essere personalizzabile in massimo grado. Vi voglio mettere in guardia però da un possibile incidente, chiamiamolo così, che potrebbe verificarsi. Per farlo sblocco tutti gli oggetti, quindi clic col destro, sblocca tutto, nello specifico quello che mi interessa e quello che potrebbe succedere con il file presente sul mio computer. Perché se noi andiamo a vedere com'è strutturato il collegamento ipertestuale, scopriamo che in effetti un indirizzo c'è, non è un indirizzo web come quello di YouTube che mi rimanda a una pagina accessibile via browser, ma è un indirizzo che punta ad un file specifico presente sul mio computer. Se io quel file specifico lo rimuovessi, oppure andassi anche semplicemente a rinominarlo, non è necessario proprio arrivare al punto di cancellarlo, però potrei andare a spostarlo oppure potrei andare a cambiargli il nome. Ok, ecco che adesso, avendo rinominato questo file, il software non sa più a quale file fare riferimento perché non trova nessun file che si chiami esattamente wimenolab.mp4. Potete vedere, guardate, se io clicco sopra all'icona che poco fa funzionava, non funziona più. Può capitare, anzi, è molto probabile che prima o poi capiti, che se noi lavoriamo molto a casa sotto questo aspetto, magari creiamo una bellissima lezione con un sacco di collegamenti ipertestuali a risorse esterne, potrebbe capitare che noi salvando la lezione su una chiavetta USB ci dimentichiamo di portarci dietro anche tutti i file collegati. Quindi arriviamo in classe, al punto focale della lezione, quando dobbiamo far partire il video, tocchiamo l'icona e non succede niente. Può succedere, e di fatto prima o poi succede se lavoriamo con tanti file collegati. Anche perché avete visto, basta rinominare oppure cambiare la posizione dei file di destinazione e il link non funziona più. Esiste un sistema che mi permette di evitare questo tipo di problema. Vi spiego come si può fare. La colonna di destra, il menu numero 2, finora l'abbiamo utilizzato soltanto per visualizzare le miniature di pagina e per navigare fra le varie pagine che compongono la nostra lezione. Però notate che nella parte bassa del menu, guardate bene, si trovano due icone. Noi ne abbiamo usata solo una, quella proprio che ci fa vedere le miniature di pagina. Ma se andiamo a cliccare sull'icona a fianco, quella a forma di cartella, vedete che il menu cambia, diventa il menu allegato file, che è qualcosa di radicalmente diverso. Perché il menu allegato file mi permette di caricare all'interno della lezione dei file di qualsiasi tipo, senza nessun limite. Possono essere file di ogni genere, con qualsiasi estensione, e questi file viaggeranno sempre insieme con la mia lezione. Quindi io non avrò più il problema di magari perdere per strada i file o dimenticarli sul computer di casa. Come faccio ad allegare i file alla mia lezione? Beh, il sistema universale è quello del drag and drop, l'avete visto, funziona praticamente per tutto. Prendo il file che mi interessa, lo trascino nella colonna allegato file. Non c'è nessun limite, come vi dicevo, né al tipo di file che posso inserire nella colonna, né al numero di file. Vedete che anche se seleziono tutti i video, vengono caricati nella colonna allegato file. Questi file non sono più dei collegamenti ipertestuali, ma sono dei file fisicamente copiati all'interno di questa lezione. Il rovescio della medaglia è che quando io andrò a salvare questa lezione aumenterà a dismisura di peso.
perché si dovrà portare dietro 5 file multimediali e tutti gli altri file che volendo potrei andare ad associare alla lezione stessa. Però, considerando il fatto che la capienza delle chiavette USB abitualmente è decisamente sovrabbondante, oppure anche se uso dei sistemi di condivisione dei file in cloud come Dropbox, Google Drive, insomma, lo spazio solitamente non mi manca. A questo punto, come posso creare dei link ipertestuali che non mi tradiscano mai? Vi faccio vedere come. Torniamo di nuovo alla nostra immagine di partenza, al nostro pulsante. Facciamo un clic col destro, torniamo ancora sulla voce collegamento ipertestuale e ancora una volta andiamo ad aprire il sottomenu definito collega a. L'abbiamo usato prima per creare un link ad un'altra pagina del documento, però vedete che ai piedi dell'elenco delle pagine adesso sono comparsi anche tutti i file che sono allegati alla lezione. Quindi se adesso vado a selezionare questo file, non ho più un indirizzo a cui punta, perché va a puntare direttamente ad un contenuto incorporato nella lezione. Vado su OK, in questo modo io non sbaglio mai, perché il link inevitabilmente funzionerà. Ricordiamoci quindi che il sistema di salvataggio, o meglio di incorporamento dei file nella colonna allegato file, mi permette di evitare alcuni problemi che potrebbero nascere nel momento in cui io andassi a lavorare molto con i file presenti localmente nel mio computer. Ovviamente, se io poi decidessi di andare anche a cancellare i file originari presenti sul mio PC, questo non cambierebbe assolutamente nulla, perché questi 5 file video che ho allegato alla lezione viaggeranno sempre insieme alla mia lezione e resteranno lì finché io proprio deliberatamente non dovessi decidere di eliminarli. Clic col pulsante destro mi permette ad esempio di tagliare gli oggetti, oppure li seleziono e dalla tastiera del PC vado sul tasto cancella e vedete che li elimino. Altra caratteristica interessante, se io prendo un file che si trova nella colonna allegato file e lo trascino sul mio PC, il file viene copiato fisicamente sul PC. Quindi è anche un sistema intelligente per muovere i file da un computer all'altro. E questa lezione direi che non la salviamo, visto che è stata di carattere abbastanza sperimentale. Bene, siamo arrivati pressoché al termine del nostro incontro. A questo punto vorrei ricordarvi il prossimo appuntamento. Andiamo quindi sul sito Mimio Classroom, andiamo sulla pagina Formazione. E ci diamo appuntamento per lunedì prossimo, il 19 dicembre. Non ci sarò io a tenere l'incontro, perché sarà un incontro dedicato a WeLab, un laboratorio portatile completamente sviluppato in Italia da dei ricercatori dell'Università di Parma, con un progetto però destinato alle scuole. Quindi portare l'insegnamento delle scienze, un insegnamento di carattere laboratoriale in tutte le scuole. Praticamente in tutte le classi. La differenza rispetto al laboratorio tradizionale è che mentre un laboratorio tradizionale è la classe ad andare nel laboratorio, con WeLab è il laboratorio ad entrare in ogni classe, anzi, è un laboratorio talmente piccolo che può essere anche utilizzato da dei gruppetti di studenti. Inoltre è un laboratorio che interagisce direttamente con tablet e smartphone, quindi è uno strumento che mi permette di lavorare in maniera estremamente agile. Per cui l'appuntamento di lunedì sarà dedicato alla presentazione, scopriremo insieme qual è la storia che ha portato allo sviluppo di questo laboratorio portatile, veramente molto interessante. Quindi vi do appuntamento lunedì 19 dicembre con i ricercatori dell'Università di Parma che ci parleranno di WeLab, mentre noi ci rincontreremo martedì 20 dicembre, dove scopriremo come far dialogare il software Mimio Studio con i tablet, lavorando con un'applicazione chiamata Mimio Mobile.
A questo punto vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana, l'orario è sempre lo stesso, quindi dalle 17 alle 17.45 più o meno, diciamo che l'orario di fine di solito è sempre un po' spostato in avanti, grazie ancora e buona serata.